Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento dei Laboratori in diretta, la rassegna di live organizzata dai Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per presentarvi le varie attività che si svolgono in questo importante centro di studi di fisica nucleare. Io mi chiamo Simone Perrotta e sto svolgendo il mio dottorato di ricerca in collaborazione col gruppo di ricerca teorica dei Laboratori Nazionali del Sud. Insieme a me oggi c'è Maria Lucia Sambataro. Mi senti, Maria Lucia? Sì, ti sento. Ciao Simone, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Come diceva Simone, io sono Maria Lucia e vi accompagnerò oggi in questo viaggio alla scoperta di una delle tematiche che affrontiamo all'interno dei Laboratori Nazionali del Sud, ovvero lo studio di un stato di materia che viene comunemente chiamato quark-gluon plasma, ovvero un plasma di quark e gluoni. Anch'io sto facendo un dottorato, come Simone, entrambi facciamo parte del gruppo di ricerca teorica presente all'interno dei laboratori e proprio in questo momento siamo all'interno degli uffici della struttura, che per noi rappresentano un punto di contatto, di collaborazione con i nostri colleghi in un ambiente stimolante e produttivo. All'interno del laboratorio in realtà trattiamo diverse tematiche, il gruppo di ricerca teorica tratta diverse tematiche, di cui una di queste è quella che vi presenteremo durante la live, ma in realtà ne trattiamo diverse altre, vero Simone? Sì, è verissimo. In effetti all'interno del gruppo di ricerca teorica ci occupiamo di diverse tematiche. Molti dei nostri studi si incentrano sulle dinamiche delle reazioni nucleari, ovvero del modo in cui i nuclei atomici si comportano quando si scontrano. Però ognuno di noi si specializza su un particolare regime. Ad esempio, io mi occupo di reazioni nucleari che avvengono ad energie piuttosto basse, dove l'interazione elettromagnetica può giocare un ruolo importante, e che spesso sono di interesse astrofisico, ovvero riguardo a dei fenomeni che avvengono o che hanno avuto luogo nel cosmo. Maria Lucia invece studia delle reazioni che avvengono alle più alte energie che attualmente riusciamo a ottenere in laboratorio, nelle quali è possibile appunto che si formi questo stato della materia molto particolare, detto quark-gluon plasma o QGP, che si pensa abbia permeato i primissimi istanti abbia permeato l'universo nei suoi primissimi istanti e che è proprio il tema della live di oggi. Esatto, quindi durante questa live, in una prima parte, Simone vi racconterà cos'è la fisica teorica, qual è il ruolo di un fisico teorico e quindi come i fisici teorici all'interno dei laboratori nazionali si approcciano alle diverse tematiche, e poi in più in particolare nella seconda parte della live entriamo appunto all'interno della tematica principale e quindi vi spiegherò un po' esattamente cos'è questo stato di materia chiamato appunto quark-gluon plasma. Vi raccomando che c'è un numero sovraimpressione che potete vedere, potete mandare qualsiasi messaggio WhatsApp per chiedere delle informazioni, per fare delle domande a cui saremo lieti di rispondere alla fine della nostra live, e mi raccomando di rimanere collegati perché alla fine è predisposto appunto un quiz che vi permetterà di vincere dei simpatici gadget dei laboratori, e nel corso della live in particolare alla fine vi spiegheremo appunto come partecipare, si svolgerà secondo la piattaforma Kahoot. Adesso passo la parola a Simone per iniziare assieme il nostro viaggio, noi ci vediamo tra un po'. Grazie Maria Lucia. Vi avevo detto che ci occupiamo di fisica nucleare teorica e dunque prima di tutto ci chiediamo che cos'è la fisica, di che cosa si occupa. Possiamo dire in generale che l'obiettivo della fisica è quello di comprendere i fenomeni naturali che avvengono nel nostro mondo e nel nostro universo, come possono essere i fulmini o il sole. Ma non ci accontentiamo di una visione puramente descrittiva delle cose. Non ci basta dire che forma ha il sole o che colore ha o dove si trova. Vogliamo comprendere i principi fondamentali che stanno alla base di questi fenomeni e che li regolano. E ci interessa farlo cercando di stabilire dei rapporti di causa-effetto che possono essere quanto più generali possibile. Ad esempio, ho preso un ammasso di gas, che può essere il nostro sole, ma può essere un qualsiasi altro sistema, e ci interessa capire quali possono essere le condizioni sotto cui esso può iniziare a generare calore spontaneamente, perché ci interessa poi, diciamo, poter trasportare questi rapporti di causa-effetto che abbiamo stabilito anche in situazioni differenti. Per quanto riguarda la metodologia, possiamo dire che la fisica si divide in due grandi rami. Sono la fisica sperimentale e quella teorica. Esse hanno compiti diversi, ma non sono isolate. Comunicano, lavorano insieme in qualche modo e sono interdipendenti.
Se iniziamo dalla fisica sperimentale, essa ha il compito di ideare e poi materialmente condurre degli esperimenti, dei test, che cercano di sondare il fenomeno naturale che ci interessa studiare, da un punto di vista quantitativo. Ad esempio, potremmo essere interessati al moto degli oggetti sotto la gravità. E il nostro esperimento potrebbe essere quello di prendere 100 oggetti diversi e lasciarli cadere tutti quanti da una stessa altezza e misurare quanto più precisamente riusciamo il tempo che impiegano ad arrivare a terra. La prima cosa che si fa dopo aver completato un esperimento è quello di analizzare i dati che abbiamo raccolto, interpretarli per cercare di estrarne delle proprietà interessanti. Ad esempio, nel nostro esperimento di misura del tempo di caduta degli oggetti, potremmo renderci conto che questo tempo dipende dalla forma dell'oggetto, e questo sappiamo oggi è dovuto a una questione di aerodinamica, di attrito con l'aria. Per cui la prima cosa che potremmo voler fare è quella di tornare indietro ed effettuare un nuovo esperimento, che sia più controllato, in cui ovvero abbiamo cercato di eliminare tutti i possibili, diciamo, effetti di disturbo di cui ci siamo resi conto. Nel nostro esempio potremmo voler ripetere il nostro esperimento, ma stavolta lasciando cadere oggetti che abbiano tutti quanti la stessa forma. Una volta che abbiamo il nostro esperimento rifinito e i cui dati sono stati analizzati, la palla passa alla fisica teorica. Il cui compito è quello di ideare e poi implementare dei modelli matematici, di questi parleremo un pochino dopo, che riescano a spiegare i risultati del nostro esperimento. Ad esempio, potremmo riuscire a trovare delle equazioni che ci dicono ad ogni istante di tempo, da quando lasciamo cadere il nostro oggetto, di quanto, diciamo, esso si sarà spostato e dunque in particolare quanto tempo avrà impiegato ad arrivare a terra. La prima cosa che cerchiamo di fare una volta che abbiamo un nuovo modello teorico è di utilizzarlo per fare delle predizioni, per cercare di predire dei nuovi fenomeni che non abbiamo ancora misurato. Nel nostro esempio potremmo voler tentare di utilizzare le nostre equazioni per il moto degli oggetti sulla Terra, della loro caduta, per tentare di descrivere il moto tra la Terra e la Luna. E già qui vediamo subito che abbiamo un problema. Perché la Luna, sebbene, diciamo, sia soggetta allo stesso tipo di gravità a cui sono soggetti gli oggetti a Terra, non cade verso di noi in linea retta, chiaramente. Ha un moto, diciamo, che è nello spazio, approssimativamente circolare. Per cui, se vogliamo estendere il nostro modello in questo modo, la prima cosa che dobbiamo fare è equipaggiarlo con una matematica più complessa, che in questo caso sarebbe l'algebra vettoriale. Una volta che abbiamo il nostro modello rifinito con la sua predizione del nostro nuovo fenomeno naturale, diciamo, ritorniamo alla fisica sperimentale. A questo punto abbiamo una predizione su qualcosa che non abbiamo ancora misurato e dunque vogliamo effettuare un esperimento per verificare se la predizione è corretta o no. E se non lo è, otteniamo un'informazione su che cosa va migliorato nel nostro modello. E andando avanti così, la nostra conoscenza si fa sempre più estesa e più accurata. Avevo accennato prima al fatto che per i nostri modelli teorici è molto importante l'uso della matematica e dei modelli matematici. Questo perché essi hanno alcune caratteristiche che per noi sono molto utili e che contribuiscono molto al successo delle nostre teorie. Uno di questi è che i modelli matematici sono predittivi. Vediamo di capire cosa significa con un esempio molto semplice. Immaginiamo di farci una qualsiasi domanda, ad esempio perché piove. Possiamo tentare di dare tanti tipi di risposte a questa domanda. Ad esempio, sapete che nella mitologia antica, essenzialmente ad ogni fenomeno naturale si associava una divinità che fondamentalmente col suo potere e la sua volontà governava quel fenomeno. Per cui qui la nostra spiegazione sarebbe che piove, diciamo, perché Zeus desidera che sia così. Questo modello però non è predittivo, e ad essere onesti non ha mai avuto la pretesa di esserlo. Non è predittivo perché non riesce a rispondere a nessuna nostra altra ulteriore domanda sul fenomeno. Ad esempio, se ci chiediamo, bene, ma allora domani pioverà, ci sarà un temporale? La risposta di questo modello è semplicemente che accadrà qualunque cosa Zeus decida di fare, che non è una vera risposta, in realtà è una rinuncia a cercare di comprendere il tempo e a predirlo. Possiamo invece allora cercare di costruire un modello che sia predittivo, in cui ad esempio possiamo parlare delle nuvole, del vento, della condensazione dell'acqua e così via. E questo modello, diciamo, buono o cattivo che sia, ci darà una risposta alle nostre domande, farà delle predizioni. Ad esempio ci dirà se secondo questo modello domani pioverà oppure no. E la risposta non deve necessariamente essere quella giusta. Se è sbagliata, noi abbiamo un'informazione su cosa nel nostro modello non va bene, possiamo cercare di migliorarlo.
Un'altra caratteristica che ci interessa molto dei modelli matematici è che essi sono quantitativi. Per capire questo, insomma, ad esempio, un conto è dire che se un coniglio si lancia da un aeroplano, esso rimarrà in aria per un po' di tempo, che sicuramente è un'affermazione vera, ma è molto vaga, non ci consente di sondarla sperimentalmente molto bene. Un conto diverso è l'esempio a cui accennavo prima, in cui abbiamo un'equazione che ogni istante di tempo ci dice l'oggetto come si sta muovendo nello spazio. Questo noi molto facilmente possiamo verificarlo in un esperimento e capire se il nostro modello va bene o meno. Di conseguenza, diciamo, i modelli quantitativi riescono a essere molto più predittivi. Bene, tutto quello che ho detto finora fondamentalmente si applica molto bene, diciamo, in realtà a qualsiasi ambito della fisica o della scienza in genere. Poi la fisica si divide in varie branche, ognuna delle quali studia una particolare classe di fenomeni naturali. In particolare la fisica nucleare studia i nuclei atomici. E allora vediamo prima di tutto questi che cosa sono. Se consideriamo un qualsiasi oggetto della nostra vita quotidiana, ad esempio del sale, immaginiamo di prenderne un piccolo granello e di ingrandirlo più di quanto possano fare i normali microscopi ottici, osserveremo una struttura di questo genere. Dice in gergo un reticolo di atomi. Gli atomi sono i costituenti di tutta la materia ordinaria, quella che vediamo, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Anche gli esseri viventi sono costituiti di atomi, anche se essi si organizzano in strutture molto più complesse di questo tipo di blocchi. Se immaginiamo poi di prendere un singolo atomo e di nuovo di analizzare la sua struttura interna, vedremmo qualcosa di questo tipo. La maggior parte del volume dell'atomo è occupato dagli elettroni, che nel disegno sono queste sferette blu, che si muovono, grazie all'interazione elettromagnetica, attorno a un centro, che è appunto il nucleo atomico. Questo è l'oggetto di studio della fisica nucleare. E noi studiamo sia come i nuclei sono fatti, sia come essi interagiscono. Se parliamo intanto un po' della loro struttura interna, possiamo dire, diciamo, che se guardiamo un nucleo atomico, adesso vediamo che è costituito da diverse entità, chiamate nucleoni. Sono due tipi di nucleoni, sono i protoni e i neutroni. Essi sono a prima vista molto simili, si differenziano fondamentalmente per la loro diversa carica elettrica. E se di nuovo andiamo a osservare un singolo nucleone e guardare, diciamo, come è fatto dentro, osserveremo qualcosa di questo genere. Sono due componenti fondamentali in un nucleone. Sono i quark, che determinano la maggior parte delle proprietà del nucleone. L'esempio dicevo prima che protoni e neutroni si differenziano fondamentalmente per la loro diversa carica elettrica e vediamo che nella loro struttura interna, diciamo, l'unica differenza è che uno dei quark è diverso. L'altra componente importantissima di un nucleone è la forza che tiene insieme i quark, cosiddetta interazione forte, che diciamo in gergo è mediata dai gluoni, che nel disegno sarebbero queste lineette gialle. L'interazione forte non solo tiene insieme i quark nel formare i nucleoni, ma è anche responsabile dell'interazione tra i diversi nucleoni e tiene insieme i nuclei ed è responsabile anche dell'interazione tra diversi nuclei. Quindi diciamo di molti dei fenomeni che noi poi studiamo in fisica nucleare. A proposito di interazioni, tutti i fenomeni naturali che diciamo, finora abbiamo scoperto sono governati da quattro interazioni fondamentali. Una di queste è la gravità, che ad esempio è quella che tiene insieme la Terra. Un'altra è l'interazione elettromagnetica, che è responsabile della stragrande maggioranza dei fenomeni che osserviamo nella nostra vita quotidiana. Ad esempio è quella che ci impedisce di attraversare i muri, perché le cariche elettriche all'interno della nostra mano, quando si avvicinano troppo alle cariche del muro, diciamo, sentono una repulsione che è dovuta all'interazione elettromagnetica, e questa, diciamo, è una forza che ci impedisce di proseguire oltre. Poi c'è l'interazione debole, che è chiamata così perché, a differenza delle altre tre, non riesce a formare dei legami, ma ciononostante è molto importante perché è in grado di trasformare le particelle in un modo che le altre tre interazioni non riescono a fare. Infine abbiamo, come accennavo prima, l'interazione forte, che è, diciamo, l'interazione più importante all'interno dei fenomeni della fisica nucleare. Di queste quattro interazioni, tre di queste, cioè tutte tranne la gravità, sono descritte molto bene dal cosiddetto modello standard, che è un modello matematico che, diciamo, è di grande successo e molto utilizzato
perché riesce a descrivere molti dei fenomeni che noi osserviamo e misuriamo relativi a queste tre interazioni all'interno di uno schema, diciamo, unificato. In particolare di queste interazioni ci interessa osservarne due, sono l'interazione elettromagnetica e l'interazione forte, e vogliamo un po' qui guardare, diciamo, alcune caratteristiche e fare un confronto tra di esse. Se cominciamo dall'interazione elettromagnetica, vediamo che essa influenza tutte le cariche elettriche, questa è una cosa che potreste già aver sentito dire. In particolare si vede che sia gli elettroni, sia i quark, e sia altre particelle più esotiche, diciamo, che non si trovano nella materia ordinaria, sono tutte quante influenzate dall'interazione elettromagnetica, perché tutte quante possiedono una carica elettrica, dunque seguono le stesse leggi per quanto riguarda l'interazione elettromagnetica. Poi in generale ogni interazione ha la sua carica, che è differente. Ad esempio, l'interazione forte ha una carica che per motivazioni storiche è chiamata carica di colore, e per quanto ne sappiamo solo i quark e i gluoni sono dotati di questa carica. Dunque, ad esempio, gli elettroni non risentono minimamente dell'interazione forte, perché non hanno una carica di colore. Bene. Se parliamo poi dell'intensità di queste interazioni, abbiamo che l'interazione elettromagnetica ha un'intensità che si riduce all'aumentare della distanza. Cosa significa? Che se consideriamo due cariche elettriche che sono molto vicine, come nel nostro esempio del muro, esse sentiranno un'interazione che è molto intensa. Se però le due cariche si allontanano, l'interazione man mano si fa sempre meno intensa, fino a quando, diciamo, se ci allontaniamo abbastanza, essa diventa praticamente trascurabile, diventa molto piccola. Al contrario, l'interazione forte ha un'intensità che aumenta all'aumentare della distanza. Se vogliamo fare un paragone con la vita quotidiana, un esempio può essere quello delle molle. Se consideriamo una molla e la lasciamo a riposo, non la tocchiamo, essa non esercita nessuna forza. E similmente, due quark, quando si trovano molto vicini, sentono un'interazione che è, diciamo, molto poco intensa. Questo fenomeno è chiamato libertà asintotica, perché, diciamo, si può dire che i quark sono quasi liberi nel loro sistema. Se però tiriamo la molla, cerchiamo di allontanare i quark, l'interazione forte diventa più intensa. E più tiriamo la molla, più la forza con cui essa, diciamo, tenta di riportarsi alla sua posizione di riposo diventa intensa. Fino a quando, se tiriamo troppo, la molla si rompe. E in qualche modo, in maniera analoga, abbiamo che se forniamo a un quark abbastanza energia da allontanarlo molto dagli altri quark con cui si trovava inizialmente, ad un certo punto l'energia che abbiamo fornito diventa sufficiente a creare una nuova coppia di quark e antiquark dal vuoto, che essenzialmente a partire dall'unica molla molto allungata che avevamo all'inizio, diciamo, creano due diverse molle più corte e separate. Questo fenomeno è chiamato confinamento, perché ci impedisce nella materia ordinaria di osservare appunto un quark in isolamento, diciamo, separato dagli altri, che non appena cerchiamo di allontanarlo se ne creano di nuovi. Di conseguenza nella materia ordinaria le cariche di colore si trovano sempre insieme ad altre, noi osserviamo soltanto oggetti composti che hanno carica di colore neutra. Esistono però delle condizioni energetiche sotto le quali è possibile che si crei uno stato della materia in cui le cariche di colore, dunque quark e gluoni, possono esistere in uno stato deconfinato, dunque uno stato di plasma, un plasma di quark e gluoni, QGP, diciamo in inglese quark gluon plasma. E a questo punto però io lascio la parola a Maria Lucia, che di questo vi parlerà più in dettaglio. Rieccoci di nuovo insieme. Grazie Simone per la tua introduzione. Appunto Simone vi ha raccontato cos'è la fisica teorica, qual è il ruolo di un fisico teorico e vi ha dato gli elementi per comprendere quelle che sono le interazioni fondamentali che si presentano in natura, fino a parlare appunto dell'interazione forte. Io invece vorrei entrare appunto più nel cuore della nostra live parlandovi della tematica principale, che è appunto lo studio del quark gluon plasma, che affrontiamo qui all'interno dei laboratori nazionali del Sud. E dato che parliamo però di un plasma, vorrei ripassare insieme a voi quali
quelli che sono in generale gli stati della materia e in particolare appunto cos'è un plasma. Simone vi ha spiegato come è fatta la materia, quindi vi ha parlato di atomi, di elettroni, vi ha parlato di nucleoni fino ad arrivare ai quark. Però in generale la materia si può presentare in natura sotto forma differente e questo dipende da come le parti microscopiche che compongono una sostanza interagiscono tra di loro, quindi in base a quanta energia possiedono, in base a quanto velocemente si muovono, una sostanza si può presentare sotto diversi stati di materia. Conosciamo sicuramente lo stato solido: un solido presenta sempre un volume ed una forma propria, quindi le parti che compongono un solido in genere occupano sempre la stessa porzione di spazio e lo fanno con una geometria fissata. La stessa sostanza si può presentare anche in uno stato liquido che presenta invece un volume proprio, ma in genere acquisisce la forma del recipiente che lo contiene. Pensate a dell'acqua che viene versata all'interno di un bicchiere, sappiamo bene appunto che l'acqua prenderà la forma del recipiente, in questo caso del bicchiere che la contiene. Una stessa sostanza si può presentare anche allo stato gassoso. Questo in genere non presenta né un volume né una forma propria, ma in genere si espande fino ad occupare appunto tutto lo spazio che ha a disposizione. Quindi una sostanza si può presentare in uno stato solido, liquido e gassoso, e questo dipende appunto dai legami delle particelle che compongono la sostanza, che via via dallo stato solido a quello liquido a quello gassoso diventano sempre più deboli. Esiste però un altro stato della materia, che è appunto il cosiddetto plasma. Ora, il plasma per certi aspetti somiglia ad un gas, perché non ha né un volume né una forma propria, però a differenza del gas, in cui le particelle che lo compongono sono delle particelle neutre, quindi delle particelle prive di carica, il plasma invece presenta delle cariche che sono libere di muoversi, quindi delle particelle dotate di carica. Un modo per ottenere un plasma è per esempio quello di immaginare un atomo. L'atomo nel suo complesso ha carica elettrica nulla. Esiste un procedimento che viene chiamato processo di ionizzazione, mediante il quale è possibile strappare gli elettroni dagli atomi e ottenere un sistema appunto di particelle, in questo caso elettriche, libere di muoversi. Vi è capitato magari di incontrare in vita vostra quelle che sono delle immagini ad esempio della corona solare, o magari avete avuto anche la fortuna di vedere di presenza delle aurore boreali. Ecco, quelle in generale sono appunto dei materiali plasmatici, appunto dei materiali di plasma in cui cariche elettriche sono libere di muoversi. Per intenderci, il plasma è anche quello che provate appunto all'interno dei televisori al plasma, è appunto un materiale che viene utilizzato per il funzionamento, per il meccanismo di funzionamento del televisore. Esistono però altri tipi di plasma, perché a parte appunto il caso delle cariche elettriche che possono essere strappate appunto dagli atomi e formare questi sistemi in cui le cariche elettriche sono libere di muoversi, possiamo immaginare che esistano delle condizioni energetiche così elevate da far sì che, se facciamo riferimento all'interazione forte, quindi alla materia nucleare, in cui sappiamo che esiste un'altra carica caratteristica che è la cosiddetta carica di colore, come vi diceva Simone, esistono appunto delle condizioni energetiche sufficienti in cui è possibile che i quark e gluoni, che sono particelle cariche di colore, possano appunto non trovarsi più confinate all'interno dei nucleoni, così per quello che succede appunto per la proprietà di confinamento, ma possono trovarsi appunto in uno stato di plasma in cui questi quark e gluoni sono appunto liberi di muoversi. Quindi la prima domanda che ci vogliamo porre è: come si ottiene, come è possibile ottenere un plasma di quark e di gluoni? Ora, in generale, un passaggio di stato da uno stato di materia ad un altro viene comunemente chiamato transizione di fase ed è sempre associata a due grandezze fondamentali, che sono la pressione e la temperatura. Ora, un modo per ottenere un quark gluon plasma, quindi un plasma di quark e gluoni, può essere da una parte quello di aumentare la pressione del sistema. Quindi immaginate appunto di avere la nostra materia nucleare ordinaria, dove intendo per materia ordinaria nucleare appunto questi quark e gluoni confinati all'interno di queste scatoline, diciamo, che sono i nucleoni. Aumentando la pressione del sistema, questo viene compresso in modo tale che i nucleoni cominciano a sovrapporsi tra di loro e i quark e gluoni sono così vicini da sentire un'interazione molto più debole, quindi l'interazione viene indebolita. Un altro modo per ottenere il quark gluon plasma invece è appunto quello di aumentare la temperatura del sistema, perché a temperature molto elevate, vedremo appunto che sono temperature molto elevate, i quark e gluoni hanno un'agitazione termica, quindi si muovono così velocemente che in qualche modo possiamo dire riescono a scappare dall'interazione forte. Quindi in entrambi i casi, quindi o aumentando la pressione e ottenendo
ottenendo un sistema molto denso o aumentando notevolmente la temperatura, possiamo appunto ottenere questo stato di plasma in cui quark e gluoni, che sono delle cariche di colore, sono liberi di muoversi. Quindi ci possiamo chiedere perché gli scienziati sono interessati a studiare il quark gluon plasma. Sicuramente appunto questo ci dà delle informazioni su come si comporta l'interazione forte in queste condizioni estreme di temperatura e di pressione, quindi densità. Per rispondere a questa domanda, però, è interessante anche capire dove in natura è possibile trovare il quark gluon plasma. E per fare questo dobbiamo o viaggiare molto, ma molto lontano nel tempo, ovvero appunto nei primissimi istanti del nostro universo, di vita del nostro universo a seguito del Big Bang. Pensate che in quel momento, infatti, le condizioni di temperatura e di densità erano così alte, appunto all'incirca si è raggiunta una temperatura di circa 100.000 volte la temperatura che si raggiunge al centro del Sole, che appunto questo stato di materia così denso e caldo si pensa abbia potuto permeare l'universo in questo stato di plasma, appunto di quark e gluoni. A seguito appunto di questa fase sono seguite diverse fasi di raffreddamento e di espansione del nostro universo, così che a causa dell'interazione forte i quark e gluoni si sono inglobati all'interno dei nucleoni fino a formare poi i primi nuclei atomici, gli atomi, le galassie e la natura, fino ad arrivare appunto alla natura come la conosciamo adesso. Quindi uno dei modi appunto sarebbe quello di viaggiare nel tempo e arrivare a circa 13 miliardi di anni fa, guardando la materia dell'universo nei primi istanti dove il Big Bang. Un altro modo è quello invece di viaggiare lontano nello spazio, perché si pensa appunto che il QGP possa trovarsi in altri oggetti celesti, che sono le cosiddette stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono degli oggetti celesti di piccole dimensioni, che però sono caratterizzate appunto da un'elevatissima densità, cioè il materiale che le compone è altamente denso, soprattutto nel nucleo. Queste stelle sono dovute al collasso gravitazionale di stelle molto massive e appunto nel nucleo di queste stelle si pensa che la densità possa essere talmente elevata che appunto il materiale che si crea è proprio quello di uno stato di plasma, di quark e di gluoni. Però ovviamente mi potrete chiedere, cioè questi oggetti ovviamente non possiamo andarli a studiare direttamente, non possiamo andare a guardare l'universo nei primi istanti di vita, così come non possiamo andare a sondare il nucleo delle stelle di neutroni. Quindi dobbiamo trovare un modo per riprodurre questo quark gluon plasma in laboratorio. Per fare questo, quello che si effettua è quello di appunto ottenere delle collisioni ad energie ultrarelativistiche, quindi a velocità prossime a quelle della luce, tra quelli che vengono chiamati ioni pesanti. Vediamo un po' cosa succede, cioè cosa effettivamente si svolge in laboratorio per ottenere il quark gluon plasma. Allora, come vi dicevo, vengono effettuate queste collisioni tra ioni pesanti. Intanto cos'è uno ione? Uno ione è un atomo a cui vengono strappati gli elettroni e poi viene accelerato appunto in dei collider che vedremo nelle prossime slide ad energie prossime, a velocità prossime a quelle della luce. Vengono chiamati ioni pesanti perché pensate che in questi esperimenti vengono utilizzati appunto degli ioni che hanno un elevato numero di nucleoni al loro interno. Ad esempio spesso si fanno degli esperimenti con dei nuclei di piombo che considerate hanno 208 nucleoni al loro interno. Quindi nella prima fase dell'esperimento avviene appunto la collisione. Questi due ioni pesanti vengono fatti collidere a velocità molto elevate, prossime a quelle della luce. Potete vedere nelle immagini che appunto questi ioni risultano non sferici ma risultano schiacciati, come se fossero delle frittelle che stanno per collidere. Bene, questo è un effetto dovuto al fatto che queste particelle si stanno muovendo a velocità così elevate, a velocità prossima a quella della luce, e questo effetto è un effetto che viene chiamato contrazione di Lorentz, ovvero appunto queste lunghezze risultano contratte rispetto appunto ad un oggetto che invece sarebbe fermo. A seguito della collisione, dopo quello che chiamiamo un Fermi su C, che corrisponde a un milionesimo di miliardesimo di secondo, pensate, viene creata questa materia molto calda e densa che riconosciamo appunto come quark gluon plasma, e si raggiungono delle temperature molto alte, appunto temperature circa 100.000 volte la temperatura del centro del Sole e un miliardo di volte della temperatura della lava.
A seguito appunto di questa formazione di Corgulon plasma, dopo qualche istante il plasma quindi subisce una fase di raffreddamento e si arriva ad una temperatura che chiamiamo temperatura critica, alla quale i quark, a causa dell'interazione forte, devono inglobarsi all'interno di protoni, neutroni, quelli che abbiamo chiamato appunto nucleoni, e in molte altre particelle, che poi devono essere opportunamente rivelate da appunto esperimenti che vengono svolti in varie parti del mondo. Una cosa appunto che vorrei sottolineare in questa fase è che appunto il fisico sperimentale, coloro che appunto che svolgono questi esperimenti, riescono a controllare la fase di collisione e poi vanno a rivelare le particelle nello stato finale. Ma tutto quello che avviene in mezzo, cioè dalla collisione all'esperimento, dato appunto che anche che le tempistiche sono così brevi, non è possibile appunto andare direttamente a sondare il sistema. Qui subentrano appunto i fisici teorici, cioè il nostro compito è quello di modellizzare tutto quello che avviene appunto dalla collisione alla fase di rivelazione delle particelle, e poi vedremo, vi spiegherò più in dettaglio dopo, come in un confronto con i dati sperimentali riusciamo ad ottenere delle informazioni sul Corgulon plasma e a loro volta appunto a modellizzare bene quello che effettivamente sta succedendo in questa fase che non è sondabile direttamente. Quindi, vedendo un po' più nel dettaglio quello che succede sperimentalmente, quello che facciamo in fondo è riprodurre un Big Bang però su piccola scala, tant'è che parliamo appunto di Little Bang. Potete vedere qui dall'immagine quindi che avviene questa collisione tra ioni pesanti, si forma questa fase di materiale caldo e denso che viene chiamato Corgulon plasma. A seguito appunto si ha un raffreddamento, quindi queste particelle che sono i quark e gluoni devono inglobarsi all'interno dei nucleoni e in molte altre particelle. Questa fase viene chiamata adronizzazione. Le particelle che vengono appunto prodotte alla fine devono essere poi rivelate opportunamente da opportuni appunto sale sperimentali in diverse parti del mondo. Quindi possiamo chiederci dove appunto vengono svolti questi esperimenti e dove, come vengono rivelate queste particelle. Allora, esistono due grandi collider che appunto riescono ad accelerare ioni pesanti a velocità prossime a quelle della luce, e sono da una parte quello che conosciamo appunto come LHC, il Large Hadron Collider, che si trova al Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare al CERN in Svizzera, e dall'altro invece in America abbiamo un altro collider che è il Relativistic Heavy Ion Collider, RIC, ai laboratori nazionali di Brookhaven. In entrambi i casi, vedete queste circonferenze, sono appunto degli enormi tubi di fascio. Pensate che LHC ha una circonferenza di circa 27 chilometri. In questi tubi di fascio vengono fatti accelerare questi ioni pesanti a velocità prossime a quelle della luce e poi vengono fatti collidere frontalmente all'interno di queste sale sperimentali che vedete qui indicate da alcune freccette. Ad esempio c'è l'esperimento Alice, l'esperimento CMS Atlas, così come a RIC invece appunto c'è l'esperimento Phoenix ed anche l'esperimento STAR. La prima evidenza appunto del Corgulon plasma si è avuto a seguito di alcuni esperimenti che si sono svolti al Super Proton Synchrotron, un acceleratore di particelle del CERN, lo vedete evidenziato in figura, questo ha una circonferenza più piccola di circa 7 km. I primi esperimenti appunto si sono svolti all'interno di questo, attraverso questo acceleratore, e sono stati fatti collidere dei fasci di piombo su un bersaglio fisso di piombo. Ed è stato il primo caso in cui si è avuto la prima evidenza di Corgulon plasma e si è annunciata la scoperta del Corgulon plasma. Nel decennio successivo si sono svolti diversi esperimenti invece a RIC, e questa volta ad energie più elevate, facendo collidere dei fasci di ioni oro, e a partire dal 2010 sono state effettuate delle collisioni invece ad LHC, che continuano tuttora, così come quelle di RIC, ad energie ancora più elevate. Vediamo ad esempio come effettivamente è formato un apparato di rivelazione per di queste particelle. Uno degli esperimenti, come vi dicevo, è Alice, che si trova appunto dell'LHC. Alice in realtà è un acronimo che sta per a Large Ion Collider Experiment. L'apparato sperimentale di Alice è suddiviso in diversi rivelatori. Ognuno di questi rivelatori ha il compito di identificare dove sono passate le particelle, quindi ricostruisce il loro percorso, misura la loro energia. Se potete vedere da questa immagine,
Il puntino centrale rappresenta quello che è il tubo di Fascio, il punto in cui vengono fatti collidere appunto i due ioni pesanti frontalmente. Si forma quindi questo stato di materia caldo e denso e poi vengono prodotte queste migliaia di particelle. Potete vedere qui appunto un evento di Alice in cui sono evidenziate le diverse tracce delle particelle che sono state prodotte. Tutti i rivelatori si trovano appunto radialmente al tubo di Fascio e riescono appunto a rivelare queste particelle, a misurarne l'energia, a ricostruire il percorso appunto che hanno fatto. Una ad esempio delle caratteristiche che è stata studiata del quark gluon plasma è il fatto che finora risulta essere il fluido a viscosità più bassa studiato in natura. Cos'è intanto la viscosità? Allora, la viscosità è una grandezza che misura quanta resistenza oppone un fluido allo scorrimento. Quindi se immaginassimo di avere un fluido perfetto, ovvero un fluido senza alcuna viscosità, un fluido perfetto nel momento in cui viene mescolato continuerebbe a muoversi per sempre. Non abbiamo evidenze appunto in natura di fluidi perfetti. Esistono dei fluidi a bassa viscosità, pensiamo ad esempio a un bicchiere di latte, se proviamo a mescolarlo questo si muove per un po' di tempo per poi ovviamente fermarsi. Un fluido invece ad alta viscosità è per esempio la pece che apparentemente può sembrare solida, è un fluido altamente viscoso. È stato fatto anche un esperimento carino in merito, perché è stato posto questo campione di pece in questo imbuto e in base alla velocità con la quale scendevano le varie goccioline di pece, stiamo parlando appunto dell'ordine degli anni, è stato visto che la viscosità della pece è addirittura circa 200 miliardi di volte, pensate, la viscosità dell'acqua. Quindi se confrontiamo il quark gluon plasma con diversi altri materiali, come ad esempio appunto gli atomi ultrafreddi, l'elio, l'acqua, si può vedere come effettivamente è stato visto come finora il fluido a viscosità più bassa studiato in natura. Ora, dopo appunto che vi ho spiegato un po' cos'è il quark gluon plasma, come sperimentalmente ci approcciamo al problema, cerchiamo di capire, come ultima cosa, effettivamente cosa facciamo all'interno dei laboratori nazionali del Sud per studiare il quark gluon plasma. Qual è il ruolo dei fisici teorici? Noi abbiamo un ruolo molto importante, perché come vi dicevo, dalla fase di collisione alla fase di rivelazione delle particelle, abbiamo il compito di modellizzare il sistema, perché non è possibile andare a sondare questo sistema direttamente. Quindi quello che facciamo è implementare e studiare dei modelli. Questi modelli devono appunto descrivere come avviene la collisione, quindi la geometria della collisione, quali particelle partecipano alla collisione e quali non partecipano. Dobbiamo modellizzare l'evoluzione del sistema, quindi come le particelle si muovono nello spazio e nel tempo dopo la formazione del quark gluon plasma. Quindi per far questo facciamo riferimento ad opportune equazioni che descrivono appunto l'evoluzione del sistema e infine modellizziamo ad esempio anche l'adronizzazione, il processo mediante il quale, vi dicevo, appunto i quark e gluoni vengono inglobati all'interno dei nucleoni e delle altre particelle. Dopo quindi aver modellizzato il sistema, la sua evoluzione, aver appunto fatto riferimento a determinate equazioni che descrivono l'evoluzione del sistema, quello che facciamo è fare delle simulazioni numeriche al computer. Questo si traduce fondamentalmente nella scrittura di codici mediante opportuno linguaggio di programmazione, facciamo le nostre simulazioni numeriche e alla fine confrontiamo i nostri risultati con i dati sperimentali. Il confronto con i dati sperimentali risulta essere di fondamentale importanza, cioè è importante capire come i fisici teorici e quelli sperimentali in quest'ambito sono in stretta collaborazione, perché appunto abbiamo una duplice importanza nel confronto con i dati sperimentali, perché nel momento in cui ci confrontiamo con i dati sperimentali e le nostre curve teoriche risultano essere in accordo con i dati sperimentali, questo ci permette indirettamente di ottenere informazioni sul quark gluon plasma, come ad esempio la sua viscosità, ma allo stesso tempo se le nostre curve teoriche sono in accordo, potete vederle ad esempio qui in diverse figure, in cui non voglio entrare nel merito di cosa effettivamente siano queste grandezze, ma sono delle grandezze fondamentali nella spiegazione, nella descrizione del quark gluon plasma. Quindi quando appunto
raffiguriamo le nostre diverse curve teoriche, queste sono in accordo con i dati sperimentali, vuol dire che stiamo modellizzando bene il nostro sistema, stiamo spiegando bene cosa avviene dalla collisione alla fase poi di rivelazione appunto delle particelle. Quindi la nostra collaborazione qui a Catania poi si occupa di scrivere opportuni articoli scientifici che vengono consultati in tutto il mondo, e appunto i nostri modelli hanno permesso di spiegare, di essere ben in accordo appunto con i dati sperimentali, quindi nel corso degli anni si sono ottenuti dei successi particolarmente soddisfacenti. Adesso la nostra live è terminata, ma non del tutto. Vi ricordo che c'è sempre il nostro numero sovraimpressione. Io vi invito a mandare dei messaggi per fare domande a cui risponderemo a seguito del quiz. Adesso passo la parola invece a Simone, che vi spiegherà meglio come appunto collegarvi e poter giocare insieme a noi in questo quiz. Grazie, Maria Lucia. Sì, il quiz si svolgerà sulla piattaforma Kahoot. A breve a schermo vedrete sia un QR code che potete scansionare e sia un link con un PIN che potete utilizzare per accedere direttamente al browser. In ogni caso, se avete problemi ad accedere, scrivete al nostro numero WhatsApp e noi, diciamo, cercheremo di aiutarvi. I primi tre classificati nel quiz, dunque quelli che otterranno un punteggio maggiore, riceveranno dei gadget firmati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dunque, se alla fine del quiz vi trovate sul podio, ricordate di catturare la vostra schermata e di inviarcela sempre al nostro numero WhatsApp, in modo tale che potremmo contattarvi per consegnarvi i premi. Ci saranno 8 domande nel quiz a risposta multipla e avrete circa 30 secondi di tempo per rispondere a ognuna di esse. Bene, buona fortuna e via al quiz. Vermo, Leo.
Benissimo, complimenti ai nostri vincitori e complimenti a tutti quelli che hanno partecipato al nostro quiz. Vi ricordo di inviare la schermata, quindi catturatela e ce la inviate, così possiamo attestare appunto che abbiate vinto i nostri gadget. Ci è arrivata nel frattempo una domanda, qualcuno ci chiede com'è possibile, come si fa a diventare fisici teorici. Allora, sicuramente un consiglio che possiamo dare è quello di avere indubbiamente di metterci impegno, però sicuramente avere anche moltissima curiosità, perché quello che facciamo è sicuramente qualcosa che dà grande stimolo e la curiosità è fondamentale. Quindi con impegno e con curiosità sicuramente riusciamo appunto a fare questo. E tra l'altro, appunto, per ottenere appunto una laurea in fisica, ovviamente ci sono i 5 anni di appunto università, triennale e quella magistrale, e poi appunto è necessario fare un dottorato, come quello che stiamo facendo appunto io e Simone, ed entrambi siamo all'ultimo anno appunto del dottorato. Per un totale di 8 anni. Per un totale di 8 anni, esatto. E Bene, adesso. diciamo, siamo giunti, diciamo, al nostro breve viaggio che abbiamo svolto insieme. Speriamo che vi siate divertiti e che l'abbiate trovato interessante. Vi ricordo che potete guardare tutte le registrazioni degli eventi passati sul canale YouTube Eventi Laboratori Nazionali del Sud. E vi rimando alla settimana prossima, sempre alle 18, al prossimo evento dei laboratori in diretta. A questo punto ringrazio Zammu Multimedia per il supporto tecnico, tutta la regia, tutto lo staff del Public Engagement dei Laboratori Nazionali del Sud e soprattutto ringrazio tutti voi per averci seguito e per la vostra attenzione. Spero vi siete divertiti. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao a tutti, a presto. Ciao.